prima di iniziare il video iscrivetevi al canale e lasciate like. Allora, Milan Cagliari termina 3-0 in favore dei rossoneri. Gol di Paquetà, di Piontek e autogol di Cepitelli. Partita che non è stata mai messa in discussione. Il Milan ha dominato in lungo e in largo la partita, sia per quanto riguarda il primo tempo, sia per quanto riguarda il secondo tempo. Cagliari in netta difficoltà in fase difensiva, in fase di realizzazione, con quel gol sbagliato da João Pedro. Ragazzi, il pallonetto che si è stampato sulla traversa, là ha fatto un'enorme cavolata João Pedro. Comunque Milan che porta a casa 3 punti molto importanti, 3 punti molto importanti perché la Roma ha vinto, la Lazio ha vinto, l'Atalanta ha vinto, quindi chiaramente il Milan al momento si tiene ancora saldamente il quarto posto in tasca, quarto posto che chiaramente vale a dire Champions League, l'obiettivo principale del Milan, l'obiettivo che si è prefissato il Milan a inizio stagione. Sicuramente è abbastanza difficile, però al momento il Milan sta tenendo il quarto posto. È abbastanza difficile perché secondo me ci sono squadre ben più attrezzate del Milan per andare al quarto posto, come l'Atalanta e anche la Lazio. Secondo me la Lazio in questo momento è superiore al Milan. Sicuramente a livello di rosa il Milan è superiore alla Lazio, però la Lazio diciamo che ha qualche marcia in più rispetto ai rossoneri. Comunque Milan che vince meritatamente 3-0 e sicuramente adesso il Milan dalla prossima giornata di campionato potrà sfruttare il fatto che il Milan non gioca le competizioni europee, mentre la Roma, che giocherà contro il Porto, la Lazio, che giocherà in Europa League, e l'Inter, che giocherà in Europa League. Questo permetterà al Milan di avere più energia rispetto alle altre squadre, diciamo, che lottano per un posto in Champions League. Dunque questa dovrebbe essere una cosa in più, diciamo, che ha il Milan, energia in più, appunto, che hanno i rossoneri rispetto alle altre squadre. Paquetà mi è piaciuto tanto, tra l'altro ha segnato il suo primo gol con la maglia del Milan, il suo primo gol in Serie A. Piontek, ragazzi, ha segnato pure questa partita, veramente fenomenale Piontek, senza ombra di dubbio. Ragazzi, veramente i Cagliari, che non veramente Cagliari. Diciamo assurdo, sì, potrei dire così, Cagliari assurdo, che secondo me, perché diciamo che io sono sardo e seguo con più interesse il Cagliari rispetto magari alle altre squadre di bassa classifica, quindi magari posso dirvi qualcosina in più rispetto a quello che possono dire gli altri tifosi neutrali, ma che comunque non seguono in particolar modo il Cagliari. Io in particolar modo il Cagliari, qualche occhio in più lo butto rispetto appunto alle altre squadre. E vi posso dire che Maran, ragazzi, è da esonero, da esonero. Il Cagliari non riesce ad avere un'identità di gioco, il Cagliari non riesce a combinare nulla, 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 nulla. Comunque Milan che vince anche meritatamente. Ragazzi, prima di finire questo video, volevo fare un piccolo tributo, diciamo, ai pastori sardi, che in questi ultimi giorni, per chi è sardo come me, sa che ci sono state varie proteste in tutte le strade, quasi tutte le strade sono bloccate dai pastori sardi, che comunque in mezzo, si mettono in mezzo alla strada per protestare. Addirittura volevano, diciamo, volevano fermare il Cagliari per non far giocare la partita contro il Milan, che poi alla fine il Cagliari ha giocato, anche se, oddio, per quanto riguarda la prestazione in campo non c'è stato il Cagliari, quindi diciamo che è stata una vittoria per i pastori. Scherzi a parte, veramente io sono assolutamente con i pastori, perché personalmente, cioè, ragazzi, scusate, ma il prezzo ad esempio, se io detengo, che so, se io de detengo questo cellulare,
e lo voglio vendere, non è che quello che vuole comprare il cellulare fa il prezzo. Sono io che sono il proprietario di questo cellulare, faccio il prezzo del cellulare. Non lo vuoi vendere? Che cosa ti devo dire? È questo più o meno. Io sto con Impastori Sardi proprio per questo. Ragazzi, adesso scusate per questo argomento extracalcio, però assolutamente va detto. E sono e ho il piacere e voglio assolutamente condividere comunque e voglio aiutare i Pastori Sardi nella loro protesta, anche in modo particolare, magari con questo video, appunto, ho menzionato questo argomento extracalcistico. Ragazzi, il video è finito a questo punto, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare like e di seguirmi sui miei social. Trovate tutto in descrizione, Twitch, Instagram e Facebook. Detto questo, ciao ragazzi.